vendere i propri disegni, quando è troppo e quando è troppo poco? Sono domande che ogni artista si fa almeno una volta nella vita. Ognuno di noi sceglie un destino a prezzi, ma non è detto che rimanga tale. La gente migliora, impara e applica tutto ciò che apprende, disegno dopo disegno. Molto spesso vedo gente che fa commissioni con un listino a prezzi, a volte esageratamente alti per il suo range, altre volte al contrario, minimizzando il lavoro. Non sto dicendo di impostare un listino a prezzi fisso e non transigere mai. Io mi sono trovato in situazioni dove ho fatto lavori gratis o a poco prezzo, ma in nessuno di questi casi ho sottovalutato il mio lavoro. Spesso faccio sconti quando vedo che un lavoro chiede troppo per rientrare in una categoria, ma troppo poco per entrare in un'altra. Come per esempio chiedermi un'animazione con 2 o 3 frame, è troppo poco per considerarla tale, ma il lavoro dietro è spesso molto più lungo di una semplice illustrazione, per cui trovo una via di mezzo. Ma non bisogna dimenticarci una cosa: l'arte ha un prezzo e un valore. Ci sono volte in cui ho sentito dire è un po' troppo quel costo per un disegno. verso artisti ben migliori di me, non lo nego. O anche: Io non mi spenderei mai per fare un disegno perché non mi servono a niente. oh, scusa, è simile. Oppure artisti che si abbassano, perché è quello che fanno, a fare lavori enormi e bellissimi gratis o a pochissimo prezzo. Non si fa, perché innanzitutto sminuisci la tua arte, come per dire: oh, mi fai un ritratto, mi paghi un caffè. Tu abbassi il valore della tua arte e del tuo tempo a quello di un caffè, facendo fare una pessima figura a chi si prende magari un prezzo più giusto. Ma soprattutto abbassi il tuo valore come persona, perché quando disegni metti te stesso. E pensa a questo: laddove ci sono artisti come Stigerea, che consiglio di seguire su Instagram, che si fanno il mazzo per ogni disegno, ci sono persone che preferiscono fare lo stesso in cambio di pochi o nessuno spicciolo. Sono tutti a perderci, da quello che è all'apice della carriera e quello che è appena arrivato. Mai sottovalutare il lavoro e se stessi.